gioia figlia della luce, del carmine del fior. Il tuo genio ci conduce per sentieri di splendor. Il coraggio asciuga il pianto spede. Un saluto a Liberi TV, qui oggi con Piercamillo Falasca a parlare di prospettive federaliste, federali per l'Europa e crisi, minacce alla libertà degli europei, minacce alla cittadinanza europea. Cosa può accadere nei prossimi due giorni? Schengen verrà sospesa? Questi pericoli possono tradursi in un'opportunità per chi crede ancora nel sogno degli Stati Uniti d'Europa? Se sì, come? Insieme a Piercamillo cerchiamo di ragionare su questi temi e questi argomenti, cercando di dare delle proposte e delle soluzioni. Come uscire appunto dal rischio di involuzione e di implosione del progetto europeo e come rilanciare appunto il percorso di costituzione federale dell'Europa, siamo dei Piercamillo. Ma io penso che nessun progetto di ripresa, di ricostruzione dell'Europa passi da un Consiglio europeo. L'abbiamo detto più volte, il Consiglio europeo è uno spazio di condivisione, di incontro tra governi che portano lì le proprie frustrazioni nazionali, le proprie ambizioni nazionali, ma che dimenticano molto spesso, insomma, che a quel tavolo ci si siede perché c'è un interesse comune generale di noi cittadini europei che siamo nati e cresciamo e viviamo in terra d'Italia, di Francia, di Germania, ma che abbiamo sempre di più in un contesto globale degli interessi che sono comuni, che sono europei, che sono occidentali. Ora, io penso che l'Europa sia un bivio, quello che soltanto i nativi Schengen, cioè soltanto quelli che hanno imparato a conoscere l'Europa come uno spazio aperto di cittadinanza, di libertà, possono sciogliere, possono decidere se l'Europa continuerà ad essere uno spazio civile unico o se tornerà ad essere uno spazio di divisioni artificiali, perché ricordiamo gli stati nazionali sono costruzioni artificiali che sono nate a un certo punto della storia europea e hanno procurato danni, guerre, morti e povertà. Ora, a questo bivio noi ci andiamo con una convinzione, che non saranno i governi, non saranno le costruzioni artificiali a decidere se l'Europa sarà più o meno integrata, ma sarà la politica. Dobbiamo assolutamente riappropriarci della politica, che non vuol dire tecnicismo, che non vuol dire vertici europei, ma vuol dire partiti finalmente paneuropei. Abbiamo oggi delle costruzioni che sono degli agglomerati di partiti nazionali che si tengono insieme a volte con delle ambiguità troppo forti. C'è un partito in Europa invece, che è l'ALDE, che sempre di più riesce per fortuna o per convinzione ad essere integrato nelle sue politiche e nelle sue scelte. Ci sono differenze sostanziali tra i membri ALDE perché sono diverse le sensibilità, ma che almeno sui grandi temi riesce ad avere una voce unica che né il PPE né il Partito Socialista Europeo riescono ad avere. Ecco, io penso che dalla politica, per quanto mi riguarda, l'esperienza ALDE è un'esperienza significativa di cui tu sei un promotore, è la chiave di volta. Quindi Piercamillo, ti ringrazio per aver ricordato l'impegno di ALDE per la costruzione di una comunità partitica paneuropea. Qual è l'importanza dell'adesione individuale del cittadino al partito europeo? È fondamentale, come si diceva prima, a mio modo di vedere, per scardinare l'egoismo dei governi nazionali dobbiamo partire appunto dalla costruzione dei partiti politici europei. ALDE permette l'adesione individuale e consente appunto agli aderenti di organizzarsi, come meglio credono, e anche di eleggere i nostri rappresentanti, ricordiamolo, al congresso che si tiene annualmente per il Partito Europeo. Questo dovrebbe avvenire anche però in altre formazioni politiche, in tutti i partiti politici europei, perché solo così, o sbaglio, possiamo costruire effettivamente, contribuire a costruire una coscienza europea tra i cittadini.
Ma è paradossale che il maggior grado di integrazione tra partiti politici europei ci sia tra i Lib Dem, che sono la formazione più europeista, e tra gli euroscettici, che se ci pensi sono molto integrati, si incontrano, si confrontano, Le Pen viaggia in giro per l'Europa. E questo è paradossale, ma forse è naturale e può essere lo stimolo per altri. Uno dei motivi di frustrazione dei cittadini europei, comprensibili rispetto all'Europa, è che mentre molte delle decisioni che impattano sulla loro vita quotidiana discendono direttamente da Bruxelles, il sistema dei media e dei partiti nazionali concentra l'attenzione solo sulle capitali nazionali, e quindi c'è da un lato la sensazione che la politica nazionale sia sempre meno capace di rispondere ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, che è vero, e l'incapacità dei media di raccontare ciò che avviene nei luoghi della democrazia europea, dove si prendono sempre di più decisioni importanti per i cittadini. E questo è uno sforzo che dobbiamo fare. Il sistema dei media deve iniziare a raccontare l'Europa in quanto tale, nei luoghi in cui gli scontri politici avvengono, gli scontri sulle libertà individuali. Di recente, per esempio, a gennaio si è discussa a Bruxelles, è stata approvata la direttiva sulla protezione dei dati personali, che riguarda il quotidiano di ognuno di noi, perché riguarda il tempo che passiamo sui social network, sui nostri cellulari, i dati che scambiamo, che vendiamo, che consultiamo. Eppure di questa decisione, che riguarda ore e ore della nostra vita quotidiana, praticamente non se ne è parlato nel dibattito pubblico nazionale. Ecco, io penso che l'Europa diventerà un fatto, come dire, noto e quotidiano dei nostri cittadini quando inizieremo a raccontarla per quello che è, e non per quella che in questi palazzi a volte ci vogliono far credere. Ti ringrazio per Camillo. Un'ultima considerazione: hai spesso parlato in questi tuoi interventi della inadeguatezza dello Stato nazionale e dei governi a rappresentarci, ma a portare avanti le politiche. Allora, per me essere federalista vuol dire non solo credere in un'Europa unita, ma credere anche in una valorizzazione, secondo il principio della sussidiarietà, degli enti locali. In particolare in Italia non penso alle regioni, ma ai municipi, perché, come ci ricorda Cattaneo, l'Italia, ma l'Europa tutta, è un'Europa di città. Che cosa ne pensi? Noi siamo vicini a un turno importante di amministrative in Italia. Quale ruolo possono avere le città per la costruzione di un'Europa? Cosa possono fare le città per portarci, come italiani e europei, più in Europa, farci diventare più europei? Ecco. Se posso divagare, l'Europa è fatta di città, tranne la Francia e la Spagna, che hanno illuso nell'Ottocento soprattutto gli altri europei che ci dovessimo adeguare al loro modello. L'Europa è fatta di città anseatiche, di comuni italiani, di grandi municipalità, delle città greche. Insomma, l'Europa è stata questo, e oggi quando viaggiamo da una città all'altra, viaggiamo da Roma a Dublino, da Milano a Francoforte, non andiamo necessariamente dall'Italia alla Germania alla Francia, anche perché non mi sento molto diverso ormai da una persona che vive in un'altra città europea. Spesso mi sento più diverso da un cittadino che vive in provincia rispetto a uno che vive in un'altra città, perché le dimensioni oggi, le dinamiche sono assolutamente variegate e non rispondono più ai confini nazionali. Le città sono importanti perché sono lo spazio in cui noi viviamo la nostra quotidianità. Io penso, ecco, batto ancora sul tema della quotidianità: noi ci riapproprieremo e l'Europa si riapproprierà del sentimento e del cuore degli europei quando farà capire di essere, come dire, una forza importante per la propria quotidianità, come la sono i comuni. Da federalista penso che la tassazione, ad esempio, e la spesa pubblica debbano essere sempre più locali, perché è il luogo dove il cittadino comprende quanta parte delle proprie tasse viene spesa e quanta parte viene sprecata, investita, usata. E sempre di più, come dire, invece la libertà deve essere comune, la difesa della libera circolazione, del libero movimento devono essere collettivi, europei. E quindi la città e l'Europa, Dante parlava della città e dell'impero, ma più o meno sono cambiati i tempi, i termini, ma è lo stesso concetto, debbono tornare ad essere i luoghi principali della nostra vita quotidiana. Grazie per Camillo e grazie a Liberi TV. Oh.
mit den Feuertrunken himmlische dein Heil.